Per cui sono tantissime le iniziative che stiamo per lanciare nei prossimi giorni per portare al pubblico soprattutto quella che è la componente meno conosciuta dei contenuti su Xbox 360, che è rappresentata dai giochi più sociali, dei giochi di intrattenimento. Il più importante evento che avremo nelle prossime settimane si chiama Champion Leagues. È un tour che condurremo in 6 città italiane. Partiremo da Torino il 22 novembre, per poi proseguire a Napoli il 29 novembre e così via, Bologna, Verona, Palermo e poi la finale a Milano il 21 dicembre. Ogni serata avrà un vincitore della performance e alla fine di tutto il ciclo di tappe in tutta Italia ci sarà il nostro Champion Leagues. Questa attività sarà portata in tour in tutta Italia con un track. Sul palco ci saranno i nostri amici di Tutto Esaurito, Marco Galli e il suo staff, che poi vedremo più tardi qui con noi. Poi sono tantissime le iniziative a cui partecipiamo, da Ludica Arena a fine novembre qui ad Assago, per offrire anche lì un'esperienza salotto ai nostri utenti, tutta una serie di tornei basati sulla nostra piattaforma. Saremo a The Gameland a Roma dal 6 all'8 dicembre con lo stesso obiettivo, e anche lì ci sono degli tornei importantissimi con un importante anche premio in denaro, un palio sui 5 tornei che verranno presentati. Abbiamo deciso di utilizzare il corso Como qui a Milano, che rappresenta comunque una via dove le persone vanno a divertirsi e intrattenersi la sera. Ci sarà una nostra casetta Xbox per 3 giorni a fine novembre, dove appunto si potrà provare tutta la nostra offerta di giochi per divertirsi in compagnia, anche lì con ricchi premi in palio. A dicembre siamo presenti nei mercatini di Natale di Porta Venezia, anche lì con tutta una serie di sorprese davvero molto interessanti. E poi vi vorrei anche ricordare che da ieri e fino a tutto il mese di dicembre siamo presenti anche all'Expo Microsoft 2008 a Porta Venezia, dove veramente vi invito ad andare per vedere tutta la tecnologia, il Connected Entertainment che l'azienda Microsoft offre. Potrete toccare dal vivo questi giochi che vedrete questa sera, ma anche tutto il resto dell'offerta tecnologica di Microsoft. L'ingresso è aperto e veramente vi invito ad andare lì a toccare dal vivo questa nuova esperienza. Questa è un po' una carrellata di immagini degli eventi che abbiamo fatto sino ad oggi. Quest'estate abbiamo fatto tantissimi eventi per iniziare comunque a presentare l'offerta di Xbox 360 basata sui giochi musicali e i giochi per tutta la famiglia. Siamo stati all'Acqua Fani, 25.000 gestivi, Viale Ceccarini a Riccione, tutta una serie di iniziative molto importanti. L'esperienza sarà quindi la parete di Saturno. Questi eventi, poi ve ne ho raccontati solo alcuni, sarà anche per informarvi dei nuovi eventi che stiamo finalizzando in questi giorni. L'esperienza è anche sul punto vendita. Il punto vendita è quello che noi definiamo l'ultimo miglio, dove l'utente comunque si trova di fronte a una serie di offerte delle più disparate nel mondo dell'industria del videogioco, e quindi è molto importante comunicare anche lì quelli che sono i nostri messaggi, quelli che sono i nostri obiettivi. Quindi ci saranno veramente tantissime cose che il nostro team di channel marketing ha messo in atto, dalle dimostrazioni di prodotto, esposizioni dedicate, giornate promozionali, postazioni di gioco con le nostre demo unit, ma non solo, dove è possibile provare e poi ovviamente acquistare i nostri prodotti, eventi e progetti speciali per chi non è timido o chi non è stonato come me, potranno salire sul palco, e anche nei punti vendita ci saranno delle gare musicali basate su hits. Vi mostro alcune delle immagini dei nostri allestimenti che stiamo appunto finalizzando per il Natale. Ultimo ingrediente, le offerte. Abbiamo detto che da fine settembre la nostra console parte da 179 euro, poi alla fine c'è un quiz che si ricorda il prezzo e ce l'ha qualcosa. Tantissimi sono i bundle, i prodotti
quindi in abbinata con Sol più Gioco, sono disponibili o lo saranno nei prossimi giorni per questo Natale. L'offerta è davvero ricca, dal bando con Gears of War, quello con Prevolution, Call of Duty, James Bond e Leeds. Ci sono quelli che noi definiamo gli Holiday Bundle, dove offriamo agli utenti la possibilità di acquistare al prezzo base della console, quindi 179 per l'Arcade, 239 per la Pro e 299 per l'Elite, un'offerta più ricca. Nel caso dell'Arcade abbiamo Sega Superstar Tennis, nel caso della Pro e dell'Elite invece abbiamo Kung Fu Panda e Indiana Jones. Vediamo qui la rappresentazione grafica delle ultime offerte che vi ho raccontato, quindi l'offerta sulla Pro e sull'Elite e l'offerta sull'Arcade. In sintesi, quello che vi ho detto è che c'è un'importante campagna di comunicazione pubblicitaria per trasferire i nostri messaggi di intrattenimento per tutti. C'è la New Xbox Experience, che è il nuovo modo di presentare la nostra piattaforma agli utenti con un'interfaccia più semplice e più intuitiva. Abbiamo una serie di giochi first party, quindi giochi da noi prodotti e distribuiti e giochi delle terze parti che hanno già toccato di scattare o lo stanno per fare in questi giorni. Abbiamo avuto una serie di offerte che riguardano la console. Avremo degli eventi per per portare gli utenti a toccare dal vivo questa nuova esperienza. Il tutto si conclude nel retail, nei tutti i punti vendita che copriamo con una serie di esposizioni e attività dedicate, tutto questo per portare la New Xbox Experience davvero a essere una fonte di intrattenimento per tutti. Con questo io vi ringrazio per l'attenzione, invito Giulia Pasquariello, nostra product manager Xbox Console Accessori e Live, a illustrarvi la New Xbox Experience. Grazie per l'attenzione.